Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre il vostro carissimo Andriuzzo di quartiere. Scusate se sentite un po' di baccano in sottofondo ragazzi, mia madre e mia nonna sono venute a trovarmi un po' di giorni in occasione del Ferragosto. Io non posso far miracoli perché la casa dove mi trovo qui a Bologna ha due stanze contate e niente, e soprattutto non è colpa mia se gli sviluppatori di Poké MMO hanno deciso di far uscire il gioco 200 ore dopo la data prestabilita. Tanto è gratis, quindi possiamo fare come cazzo. Scherzo. Allora, oggi dovremmo esplorare più lavori. No, aspetta, a me vedete un attimo perché ho provato a ricollegare il mio controller per poterlo utilizzare qui. Aspetta, forse già si è già configurato così. Sì, posso già usare. Oh madonna santa, 2532 persone, io voglio piangere, raga, arieccice. Per voi sarà passato niente, ma io sono 10 minuti quasi che sto qui in coda per quello mondo. Allora, madonna, no, qui no, però in realtà il server è pieno. Il server è pieno perché se mi mettete a fare coda con altre 2700 persone, oggettivamente il server è pieno. Comunque, oggi sulla questa nuova parte del mio let's play a Pokémon Soul Silver Online in Pokémon MMO dobbiamo girarci un po' violaboli. Pensavo di iniziare dalla torre Sprata, anche perché senza passare da qua non ci potremmo andare a palestra. Anche l'originale, ma qui in particolare perché hanno utilizzato gli strumenti tipici della musica tradizionale giapponese. Tra l'altro, se vi piace quella tipologia di musica, un gruppo che vi consiglio è la Wagaki Bando, che io seguivo. Adesso è un po' che non me la sento, la seguo su Spotify come gruppo. È un gruppo che ha fatto la opening di un anime che si chiama Horns of Kyoto. E suonano solo suonano con musica rock, però mixata con strumenti tradizionali giapponesi, quindi shamisen, wagakki e quella. Allora, ora noi faremo un po' qui, un po' la palestra, un po' forse le rovine d'altro, poi il resto della roba lo facciamo nei prossimi video ragazzi, perché l'ultimo video è 45 minuti, è stato improponibile sia da montare che da caricare su YouTube per la connessione in onda che ho qui. Avevo l'audio del gioco alzato alle stelle, porca miseria. Vabbè. Io te faccio teoria. Pure Cicorito è salito di livello. Sintesi ha tanto effetto quando piove o quando c'è il sole. Comunque, io gli levo salvaguardia. Sindaquil non ricordo, perché se non sbaglio i starter di Johto, quando si parla della prima evoluzione, evolvevano tutti a livelli diversi, quindi non evolvono tutti al 16.
non mi ricordo a che livello esattamente avveniva l'evoluzione di lui. Neanche degli altri due, infatti. Non mi ricordo un fico secco. Ma non fa niente. Oh. Un selvatico. Dopo 2 ore che sto nella torre, è successo. Poteva capitare. Ciao. Ciao, ma da lì mi vedi? Eccolo. Questa è la prima volta in cui vediamo veramente il lato più bastardo e infame di Argento nei giochi Pokémon. Quanta rabbia, quanto materialismo in queste parole, signori, da farvi notare. Cioè, poi il personaggio di Silver è, cioè, non è che resta tutto il tempo così, eh. Allora, cioè, comunque va sottolineata questa cosa, perché poi magari uno pensa, cioè, ci stava N su Pokémon Bianco e Nero, che era un personaggio che a sua volta aveva un ruolo che andava sempre in crescendo nei capitoli in cui era presente, quindi Bianco e Nero e anche i sequel. Però secondo me disparità di tempo concesso, perché Silver non è mai apparso in altri giochi della saga che io sappia, a parte i giochi di Johto, quindi Oro Argento, Cristallo e i remake. A disparità di tempo, secondo me, Silver ha un'evoluzione come personaggio nel lungo periodo più grossa. Bella. No, porco cane. Aia. No. Non leva. Porco. Mori. Bella. Io, ma la so vista un po' male qua. Yay. Sinda sale a livello 14. Ottimo. Sai che facciamo? Nel dubbio, su questo gioco, anche se adesso io ho Cyndaquil al 14 e lui c'ha Bellsprout molti, apparentemente, livelli più basso, io con il cavolo che non uso pozione su Cyndaquil, perché lui mi frega. 9 volte su 10 succede una cosa del genere su Pokémon MMO. Adesso ha fatto un semplice attacco frustrata, ma non sempre sono così clementi su un gioco di questo tipo, quando si parla di mossa da utilizzare al prossimo turno. Cioè, se un Pokémon ha l'opportunità su Pokémon MMO, te shotta con una mossa tipo attacco rapido. Oh, si sta evolvendo sin da quella! E ancora dal bug di quando usi gli sprite personalizzati. Io non ci voglio credere. Avevano detto che l'avevano fissata sta cosa. Madonna, mi tocca rimettere gli sprite, quelli 2D scrausi di bianco e nero. E non posso neanche, come dire, non posso neanche togliere gli sprite in 3D adesso, perché ovviamente se adesso decido di disattivare gli sprite in 3D, mi si riavvia il gioco. E sapete che cosa succede adesso, ragazzi, se io provo a riavviare questo MMORPG? Amen. Vi dovete tenere eventuali bug grafici fino a quando non farò la prossima puntata, mi sa. Allora, ragazzi, andiamo un po'. No, ci sono proprio rimasto male, sinceramente. Adesso, in teoria, la palestra di Valerio è agibile. Però io volevo andare prima a farmi un giretto alle rovine d'Alfa, giusto per. Ah, beh, è vero, ancora non ce l'ho la bici qua su Pokémon Soul Silver, mannaggia. Volevo provare a usare la bici per andare più veloce, ma non lo posso fare, mannaggia. Non fa niente. Vediamo un po' se si può fare il. Allora, di qua si dovevo andare. Sì, è un po' più contorto, però arriva neanche troppo. Però questi due templi attraversati. Sì, che ci sta la possibilità di fare il puzzle delle rovine d'Alfa. Allora, sugli originali questo qui era molto molto più difficile. Sugli originali tu avevi tutti i pezzi come questo, quadrati, per ogni parte.
Quindi magari qua erano 4, 4, 4 e 4, non erano esattamente 16, però comunque per ogni piccola parte del puzzle tu avevi un pannello di queste dimensioni qui. Ecco, dovevi premere B per molla. Questo qua, poi questo qui. Ok, e poi questo qui. Molto bene, adesso si scende nelle rovine d'alfa. Sì, abbiamo sbloccato giusto gli unknown, ma non fa niente. Ah, è vero, lui è quello che ci dà. No, è vero, non è lui che ci dà. Vabbè, non importa. Si è aperta una sala, adesso sì. Se provate ad entrare qui prima di aver fatto quel puzzle, ragazzi, questo posto in realtà è deserto, ma se ci entrate dopo aver risolto quel puzzle, si trovano loro. Per carità, Pokémon singolari, Pokémon che non si possono usare per nulla a livello competitivo, però danno quel po' di lore nella serie Pokémon che secondo me ci sta già dalla seconda generazione. Poi capirai tra questi, oh, Lugia, i tre cani leggendari. Tra l'altro ho letto che su questo gioco adesso si possono anche catturare i cani leggendari di Johto come si faceva nel gioco base, quindi... Però ci penseremmo dopo, anche perché fino a 40 obbligo col cavolo che li sbocchi. Io più che altro volevo fare un'altra cosa. Qui dietro, questo enigma qua che state vedendo, Escape, esatto. Questo enigma qua che state vedendo, in realtà, fino alla versione cristallo di Pokémon, non era presente, levati. Scusa. Oh, ok. Se noi usiamo fune di fuga qui dove c'è scritto escape, possiamo prendere queste. Questa cosa era presente per la prima volta su Pokémon Cristallo ed è una delle novità della versione Cristallo di Pokémon che si è stata introdotta su Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Potrei andare anche qua giù e prendere altra roba, ma non c'ho voglia. Andiamo a fa Valerio e levamoselo dalle belle. Ok ragazzi, siamo alla palestra di Violavoli. Fammi vedere perché non mi pare che ti dava l'acqua fresca. Sì, il tipo erba giustamente mi ha ricordato che è debole contro il tipo volante con l'unico altro Pokémon che ho in squadra, oltre qui lava e Cicorita che ancora deve evolvere. Che figata, Madonna Santa. Va bene, buttiamo giù loro due intanto. Molto bene, abbiamo buttato giù tutti gli allenatori presenti nella palestra di Violavoli, manca soltanto il capo palestra. Quindi io direi che adesso torno un attimo al centro Pokémon giusto per curarmi qui lava. E poi vedo se ci stanno Pokémon nel box di livello abbastanza basso che volendo potrei usare contro di lui. Perché ovviamente avendo fatto anche Hoenn, Sinnoh e Kanto, potrebbe essere che qualcosa da utilizzare contro Valerio ce l'ho. Mo vediamo, mo vediamo. Cioè, in realtà, benché... Cioè, se vedete qua, ragazzi, gli sprite custom dei Pokémon in 3D nel box sono stati messi bene perché prima capitava che fossero sproporzionati qui dentro. Però poi va a vedere le MN, anche le evoluzioni, quando uno usa le mosse fuori dalla lotta o quando si evolve, che era una delle cose che avevano detto di aver fissato nel client e ci cioè stanno ancora gli stessi identici bug di prima. Mi fa proprio del culo sta cosa, scusate ragazzi il francesismo, ma... Allora... Ci sarebbe anche Kabuto che sta a livello 20. aspetta, altrimenti... Ah, ecco, ci sarebbe Tyrogue anche che sta a livello 20. Panko che sta a livello 20, Wobbuffet che sta all'1, Sarskit, ammazza, oh! E Rotom che pure sta a livello 20. E Dirling, cioè praticamente a parte quelli a livello... a parte diversi che stanno a livello 20, buona parte dei Pokémon che posso usare per sfidare Valeria, adesso che mi obbedirebbero, sono Pokémon
deboli contro il tipo volante, perché c'è sta Tyrogue, c'è sta Panko, c'è sta chi c'è sta Dirling, Petilil, cioè, c'è sta tutta gente che le prende, oh, allucinante. Aspetta un attimo, facciamo una cosa così, ma... oppure mandiamo soltanto qui là, no dai, no, fa niente, facciamo così. Facciamo col team che abbiamo messo su, a parte Cicorita da quando stiamo a Johto. Vediamo che cosa succede. Magari le prendo, magari no. Su Pokémon MMO, quando un allenatore ha un Pokémon particolarmente più forte degli altri, inizia sempre con quello, non lo lasciano mai all'ultimo come era negli originali. E questo qui è particolarmente cattivo, quindi direi di andare subito di Muro di Fumo giusto per... Perché? C'è Sguardo Fermo, non è vero! Vedi che cosa succede? Vedi che cosa succede poi? Fulmi Sguardo. Cioè, il bello è che manco Fulmi Sguardo lo posso usare nel momento in cui voglio usare Bracere, perché cacchio, a livello di... Mossa, bracere è speciale, non è fisica, quindi potrebbe andare bene per... Cavolo ne so, per attacco rapido, una mossa come Fulmisguardo, però... Porca miseria, aspetta. Cioè, abbiamo la pozione, perché non la posso usare, porco dissa. Mori. Ok, uno è andato. Vediamo un po'. Di nuovo pozione decisamente. Anche se adesso Pidgey sta non evoluto e due livelli sotto, non vuol dire che uno non possa usare. Guarda quanto cazzo. Vedi quanto cavolo. Un altro bruciare. Ciaone. Vinta. Una palestra. Una palestra andata, porca miseria. Allora, siamo già a 27 minuti di registrazione, porca la miseria. Ottimo, mi hanno notificato che adesso i Pokémon mi possono vedere fino al 24, cosa molto, molto buona. Adesso posso usare Spaccaroccio, è vero. Nell'originale ti dava Fangosberla. È una mossa tuttora presente che permette di nerfare la precisione dei Pokémon avversari. Eh sì, Azzalina, osaccio. Osaccio che c'è sta pure Azzalina. Adesso in teoria dovrebbe chiamare Elm, se non sbaglio. Salve! Sono indeciso cosa farci, perché in teoria Togepi è un Pokémon nativo di Johto, solo che poi io su Platino l'avevo preso e l'ho fatto evolvere in Togekiss, che è un Pokémon originario di... cioè scoperto per la prima volta a Sinnoh. Quindi non lo so, non lo so ragazzi, sinceramente che cosa fare. Vediamo. Passi del tempo, che sono te, sono si schiude. Ok, vediamo. Al limite potrei tenermeli tutti e due, vediamo. Decideremo poi. Lo sapevo che ci stava lei, porca la miseria. Questa cosa che parlano in rima ce l'hanno le Kimono Girl su questo gioco. Ma poi le host di questi giochi. Sì, mi faccio emozionare con poco, me ne rendo conto. Allora, l'uovo di Togepi lo teniamo. Prendiamo intanto uno che volevo prendere. Lui. Lui lo voglio in squadra. Sposta qui dentro. Wobbuffet ce l'ho da Oen. Se vi state chiedendo. Dove l'ho preso è il famoso uovo che ti danno a Cordilava, vicino al vecchietto che viene poi morso da Pokémon sotto la sabbia. Ok,
Allora, andiamo un po'. Al limite possiamo arrivare fino all'entrata della grotta di mezzo prima di stoppare il video. Giusto per fare qualcosa di. Dovrei pure prendere Marip già che c'è sto. Vabbè. Mo ci pensammo, mo. È vero, ti dava il miracolo. Che però già, ma non fa niente. Allora, facciamo una cosa. Facciamo squadra. Allora, prendi, condividi esperienza. Poi di nuovo Wobbuffet, info. Ah, non te lo fa fare solo col controller, maledizione. Oggetti. Molto bene. Ora sì. Per un po' lo diamo a Wobbuffet. Anche perché Chikorita sta quasi allo stesso livello di Quilava, porca miseria. Metà ufficialmente che ho ricordi, Wobbuffet si trovava anche nella grotta scura vicino Violapoli, ma non ci sono voluto andare perché non mi andavo. Ma quanti cazzo di allenatori ci stanno qua? Io me ne ricordavo di meno sul percorso prima della grotta di mezzo, sinceramente. Lui mi piace molto. Lui come Pokémon normale da primi percorsi mi piace di più di Rattata sicuramente. Forse anche più di Zigzagoon. Cioè, l'evoluzione sua su SoulSilver l'ha presi col. Sul Pokéwalker presi Sentret sul Pokéwalker e poi lo feci evolvere. Attualmente Furret è sul mio salvataggio storico di Pokémon SoulSilver. Mi sembra tipo al 50, 40, una roba del genere. Ok, dai, ci stiamo quasi. Ci stiamo quasi. Questo è il treno che va da Fiordoropoli fino a. Vabbè. Non lo potremmo mai prendere su questa incarnazione di Pokémon Soul Silver. RIP tantissimo. Ma è una gioia. Dovrei prendere quella spero che lì. Mettiamo che prima di arrivarci mi via qualcuno con malo sguardo. Oh, semitraglio. Onesto, onesto. Poi vediamo. A solo un against. A me mi rode pure per i bug che affliggono questa mod che ho installato su Pokémon MMO di quando del mettere gli sprite dei Pokémon in 3D. Perché alla fine, se uno vede, cioè, raga, i modelli dei Pokémon nelle lotte non sono brutti da vedere, neanche quando li visualizzi né nel PC e neanche quando controlli le statistiche. Il problema è quando li usi per usare mosse MT o MN o mosse particolari fuori dalla lotta, quando evolvono e quando li visualizzi nel Pokédex. Cioè, sono tre cose stupide che però rovinano completamente l'immersività di certi. Che rodimento, cioè, lo posso dire, cioè, perché in realtà il gioco di per sé su Pokémon MMO non è che ci stanno tutte queste cose da correggere, ma quelle poche cose ti fanno rodere, perché sai che questo gioco potrebbe fare di più e non ci riesci. Mori, Wooper è un altro Pokémon che mi farebbe comodo su sto gioco, su HeartGold lo usavo, su HeartGold, Wooper e soprattutto Quagsire lo usavo a manetta, porca miseria. E se non sbaglio si trova nella grotta di mezzo. Un altro bull, la madò. Ma quanti cavolo siete? Squadra, facciamo così, guarda. Metti per primo, vediamo un po'. Tanto lo so che se te passavo alla larga mi vedevi io lo stesso, mortavo lì, cioè, su, vabbè. Ma proprio lui, cioè, dovevi avere, porco Dino, guarda te, guarda, oh. Io te metto Wobbuffet, eh? Ma come la mettiamo? Eh? Volevi? Vediamo un po' che mosse c'ha lui. Ripeti. Che pezzo di merda, c'ha pure la mossa buio. Aspetta, aspetta, aspetta però. Se adesso è costretto a usare sempre il morso, non me lo può buttare giù Chikorita. Proviamo a usargli qualcosa di normale. Tiè. Vediamo un po'. Brutto colpo! No, che sfigo! Dai, 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 ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo! Ci stiamo! A casa, godo come i ricci, porca pupazza! Sì, sembra una stupidaggine, ragazzi, ma buttare giù Zubat su Pokémon con Chikorita, anche se sta un po' di livelli sopra, credetemi, è tutt'altro che scontata come cosa. Però
Foglie lama. Che goduria orgasmica quando succedono certe cose su un gioco come Pokémon. Salve. Via dalle balle. Ottimo, ottimo, ottimo. A casa proprio, a casa proprio. Ottimo, adesso c'è la grotta di mezzo lì sotto. C'è una grotta di mezzo là sotto. Va bene ragazzi, io direi che il video può anche finire qua. E niente, fatemi sapere se... Sì, lo so che questo video è un po' scarno, ma comunque abbiamo fatto un po' di roba. Adesso stiamo a due passi dalla prossima città, perché appena esci da sta grotta Azalina sta subito dopo. Quindi nella prossima parte probabilmente faremo questa grotta, Azalina, eppure... Mi avete capito, insomma. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate un like. E niente, ci vediamo al prossimo video.